Vegeta Family Tag Change. Until now any Vegeta that has the episode science. Non erano in Vegeta Family. Loro. Ci sta. Ci sta, raga. Which created a big point in his Z ability. Sì. So we are changing the Vegeta Clan. Vegeta Clan, raga. And any Vegeta that has the Science Saga or Episode Freeza Saga, we also have. Ma è giusto così. Sì, assolutamente. You can use the related Z abilities on them. And with that, we've introduced a ton of updated content. But Toshi, you still have something else, right? Yep. C'è ancora qualcosa, Toshi? People will be really happy about this. Here it is. Che cos'è? Che sta facendo? Cos'è, Toshi? Che super annuncio è? Free Zenkai Awakening. Free Zenkai! Ok. Free Zenkai. Wow! Which means any Zenkai Awakenings from this point on. Ok, da ora in poi. Free. For characters. Ok. The system has not changed. Va bene. Awakening Z power from the summons or ultra space time rush. Ci sta. Sì. Newly added Zenkai Awakenings from this point on, but they will be entirely free, so please keep that in. Quindi Janemba domani, raga, è gratis. We are really happy about this. Please tell us a little more about how we can get Awakening Z power now. So we're planning to make it available in the battle gauntlet that's bello. The floors, you can get Awakening. Bello. What about the Chrono Crystal rewards? Those rewards are still the same. I see. Oh, incredibile, raga, non li hanno tolti. Makes the battle gauntlet even better. Yep. But it's still just a planned update, so there is a chance some things here and there might change, but we hope you look forward to all of it. Anche no, no, Toshi, no. Va bene così. And that's our full recent update. Legends News. Bello. Marpioni, che non siete altro, marpioni. A new character is joining Legends. Ok, ci fanno vedere Piccolo, il suo compare. Probabile. Ultra davvero, 2 stelle, piccolo DKP. Sì. No, è Omega questo, non è vero, è Omega. Raga, così debotto. È Omega. Così debotto, raga. Ma did well for a piece of trash. Ultra Omega Shenron is coming. Figo! He's a defense type character with high defense who can gradually restore health when entering the battlefield. With his abilities that greatly decrease damage received and buff him whenever he is attacked, he can work well as a shield for your team. Plus, if his health falls below a certain point after receiving an attack, he can buff and heal himself even more, allowing him to strike back. His ultra ability is also the first of its kind that affects allies as well. We'll be able to get this new Ultra Omega Shenron from an event, so stay tuned. Okay. That has been it for Legends News. Thank you. Ma che caspito? Ma raga! Wow! Ma manco io ci posso credere, Ryo, come ti chiami? Wow! Also an event obtainable character, right? Cioè, sì, è farmabile, ragazzi, è farmabile, sì. Sì. Farmabile. A gratis. But we plan to have more ultra Toshi, tu sei un marpione, io so. Ecco. Ve lo dicevo, raga, da mesi. Mannaggia la miseria. So this might be the last event. Che caspito era? È tornato indietro nel perché tempo. Perché è tornato indietro? vogliono ribadircelo. Che arrivano caspita. Gli Zenkai sammonabili, gli ultra sammonabili. And finally, to go with Ultra Omega Shenron, there's one more. Ancora un annuncio. Super Saiyan 4 Gogeta's unique equipment. Ma per un attimo pensavo si riferisse alla unique ability. Ah, io pensavo a Vegito. No.
try to get his bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Buono. Molto bene, molto bene, molto bene. So I hope everybody looks forward to that as well. But that was a lot. Mo gli fanno lo unique cazzariello incredibile e io mi caso. Anytime, so watch it again to eat any details you miss it. And that's all. Bomba, raga. Thank you for tuning. Mi hanno gasato in culo, ragazzi, perdonatemi se lo dico. Raga, miglior video and stuff di sempre, tipo. Ma non ci credo, ma io ero venuto qui con aspettative differenti. Miglior video and stuff di sempre, raga, e non hanno minimamente parlato poi dei boost characters, di tutti quei cambiamenti di slot leader che saranno una bomba in più. Noi siamo venuti qui per parlare d'altro, cioè per parlare dei nuovi cambiamenti in PvP, non di... Non ci aspettavamo nulla del genere, ma raga, mamma mia, che bomba, che bomba. Allora, posso dire una cosa, perché poi la stavo dicendo e non l'ho conclusa. Vai. Un attimo, Dali, fammi parlare. Scusa, Luca, dicevo a Dali, non a te. Vai, tranquillo. La unique di... scusa, il unique... come cazzo sia? Lo unique la ultra ability di Omega. Fammela rivedere che anche io non ho guardato bene. Mo la vediamo, però unique equipment. Lo unique equipment di Gogeta, secondo me, andrà a sopperire alla unique ability mancante. Questo volevo dire. Può essere. Che potrebbe essere un equipaggiamento che lo fanno talmente sbloccato da andare addirittura a sopperire ad una unique mancante. Leggiamo un attimo sta roba. Cosa volevi leggere? Faccio ripartire proprio il video? La sua oppure... ultra ability, non ho ben capito, diceva baffa anche gli alleati, non me lo so, mi sono flashato io. Sì, sì, no, leggevi bene. Ah, ok. Quindi la sua ultra ability, allora, noi fino ad oggi abbiamo avuto le ultra ability che buffavano solo il personaggio ultra, però in base ai personaggi attorno. Qui invece, esatto, a quanto pare, la ultra ability bufferà anche il team, sarà letteralmente una seconda Z ability proprio per il team, giusto? Ti trovi? Così pare, sì. Cioè, sì, lo scopriremo meglio domani, se dovesse uscire effettivamente domani Omega, penso di sì. Tanta roba, hype, raga. Tanta roba, vediamo un attimino di nuovo Omega. Take a look. Ma qui, eccolo, piccolo, DKP, boom, boom, bam. DKP. È perché sono uscite le sfere, qui, esce qua, sta mano. Non è che sia troppo diversa, la poi bocca nemmeno, poi qua con i baffi, ok. Sulla pappata, non c'erano dubbi. Poi sì, può essere anche powerful opponent, raga, questo, se non lo castrano, per così dire, di ultra ability, lo giochi nel powerful opponent, che è una meraviglia. No, aspetta, posso rimettere un attimo indietro? Certo. Perché non mi sono concentrato sulle move. Concentriamoci un attimo sul moveset. Vai. SM? No, sì. Non era... Dici che era SM? O la verde. Può essere proprio verde, la verde. Forse. Magari tipo ti fa switchare personaggio. Forza lo switch. Questa è l'ultimate. Questa è ultimate, sì. E non si vede altro. Forse la verde. Quella lì è la verde. Mi sa di sì, Allora, verde che lanci da danno. Verde che lanci dalla distanza. E boh, poi non si capisce che cosa fa. Poi mi sa che parte di ultimate ed è tutta una ultimate sta qua, sì. Sì, sì, no, questa è ultimate sicuro. È una mossa di Ace. Sì. Figo tutto il mix dei vari draghi, figo. Cioè, non me lo sarei mai aspettato nella vita, raga, Omega Ultra. No Blast Armor, volevo capire questo. Peccato. Le sue abilità riducono il danno ricevuto. E lo buffano quando sta attaccando. Quando viene attaccato. Esatto. E quindi, quindi già da qui possiamo dedurre, mi pare che l'aveva detto pure Toshi, che un personaggio questo qui che si buffa in base ai colpi che danno piglia. Danno riceve, sì, una un roba po' alla, del genere. Alla Bergamo, se non vado errato. Esatto, all'incirca sì.
Se la sua salute scende al di sotto di un certo punto, va bene, dopo aver ricevuto un attacco, può buffare e curarsi. Ancora di più. Ancora di più. Ok, parlo di possibilità di comeback sostanzialmente. Allora, sulla carta i personaggi così in genere sono sempre molto forti, almeno all'inizio. Sono sempre estremamente forti, per quello che... Poi è ottenuto un defense type. Who can gradually restore health when entering the battlefield. Ok, recupera anche graduatamente HP quando entra in battaglia. Ok, questo ce lo dicono anche... Plus, okay, tank del team. At a certain point after receiving an attack, he can buff and heal himself even more, allowing him to strike back. Ah, purtroppo. Ability is also the first of its kind that affects allies as well. Affligge gli alleati. Anche gli alleati. C'era scritto qui? Aspetta. Sì, dice la prima che affligge anche gli alleati. Allora, vediamo in cosa si tradurrà tutta questa roba, però. È quasi ufficiale. Fra lo Unique Equipment per Gogeta, poi staremo a vedere come sarà. Fra questo Omega e oltretutto questa Ultra Ability che buffa anche gli alleati. Ragazzi, è buffa GT questo, ma buffa buonissimo a GT. Sicuramente sì. Io spero comunque che non lo leghino troppo a questa Ultra Ability per poterlo giocare anche nel Powerful Opponent che sta spaccando ultimamente. Io c'ho qualche dubbio, onesto. C'ho proprio qualche dubbio. Sì. Magari. A meno che non sia una Ultra Ability, appunto, che è totalmente diversa da quelle che abbiamo visto fino ad ora. Quindi non prendi buff in base agli alleati che c'hai, né li dai in base agli alleati che c'hai, ma buffi tutti i tuoi alleati di una percentuale minore. Allora ti dico, la cosa più shaftata che potrebbero fare sul PG, ma che però potrebbe servire da bilanciamento. Potrebbe essere magari la Ultra Ability o robe simili legate ai draghi malvagi. Se fanno quello, bilanciano, no, ma shaftano pure. Spero di no. Quello non penso. Spero di no, onestamente. Spero che sia legata principalmente a GT. Poi è vero che lì Powerful Opponent ne va un po' a risentire, indubbiamente, però... Vabbè, dobbiamo vedere pure di che colore sarà sto PG. Anche perché lì c'era tutto scritto rosso, però non credo sia rosso. Non vuol dire mai nulla, no. Non lo sappiamo, non teoricamente non sarà verde in quanto vogliono buffare anche Gogeta. Non penso sarà verde.